mi contatta Samuele, che da qualche tempo ha avuto un peggioramento rispetto a una sua disabilità fisica che lo accompagna fin da quando è nato. Mi dice che è disperato perché questo influenzerà la sua carriera universitaria, i suoi rapporti con gli altri, la relazione con la ragazza. Dopo aver indagato per bene la situazione, gli faccio una domanda. Dico: Samuele, ma come hai fatto ad avviare una così promettente carriera universitaria, ad avere dei così bei rapporti con gli altri, ad riuscire a avere una relazione che, a quanto mi dici, non è per niente male, nonostante la tua disabilità? Samuele sembra quasi sorpreso da questa domanda, ma inizia a raccontarmi tutte le cose che ha fatto nonostante il suo problema. Peraltro, quasi per caso, mi dice che già una volta aveva avuto nella sua vita un peggioramento di questa disabilità e nonostante ciò l'aveva affrontata, l'aveva sconfitta e ne era uscito vincitore. Ovviamente gli chiedo se sta facendo le stesse cose e ovviamente mi risponde di sì, si sta anche in questo caso mettendo ad affrontare il problema. Così a questo punto gli chiedo se in realtà magari già non le ha le risorse a disposizione per affrontare anche questo nuovo peggioramento e se già non le stia in effetti mettendo in atto. Lui mi dice: sì, ho capito cosa stai dicendo e sì, effettivamente ce le ho già queste risorse, effettivamente è vero, le sto mettendo in atto, però non mi sento ancora del tutto sicuro. Dopo aver parlato ampiamente delle sue risorse, delle sue capacità durante la seduta, dico: non c'è problema, vediamoci tra 2 settimane, però fammi un favore, in queste 2 settimane annotati tutte le risorse che noterai, tutte le strategie che sei in grado di mettere in atto, annotati ogni tua capacità, così la prossima volta mi darai degli spunti molto utili per il lavoro insieme. Quando ci vediamo 2 settimane dopo mi dice che le cose vanno in effetti notevolmente meglio, mi dice anche: guarda, in effetti avevi ragione, probabilmente non avevo bisogno di questo secondo incontro, però sono contento di poterti raccontare tutti i risultati ottenuti. Nel mio studio delle logiche dietro le tecniche di terapia a breve, una cosa che ho notato è che tante tecniche, tanti interventi sono proprio costruiti per aiutare la persona ad aumentare la sua consapevolezza rispetto a determinate cose. A volte possono essere gli interventi mirati a creare più consapevolezza di alcuni comportamenti o atteggiamenti disfunzionali. Per esempio la tecnica del come peggiorare, di cui ho parlato in un altro video, può essere utilizzata spesso per questo scopo. In pratica chiede alla persona di pensare a tutte le cose che potrebbe fare in modo deliberato e volontario per peggiorare una determinata situazione. Poi se ti andrai a vedere il video dove ne parlo capisci un pochino meglio come funziona. Mentre altre volte, come in questo caso, la logica del creare consapevolezza serve a rendere la persona più consapevole delle sue risorse, delle cose che fa o che può fare per migliorare la sua situazione. Peraltro ho riportato questo caso proprio perché volevo mostrare l'utilizzo di una tecnica formalizzata. Questo perché io faccio differenza tra intervento e tecnica. Non so se in letteratura venga fatta questa distinzione, io perlomeno finora non ho trovato questa differenza in modo netto e univoco, però una volta mi trovavo con Michael Hoyt e siamo arrivati proprio a fare questa differenza. Mentre la tecnica è una procedura formalizzata che prevede dei passi specifici, a volte addirittura delle parole che vanno dette proprio in quel modo tutte le volte che si utilizza la tecnica, un intervento è meno formalizzato. Ora tu dirai: vabbè, ma perché mi stai a spiegare questa cosa? Perché nel momento in cui capisci le 9 logiche, capisci qual è la logica di intervento da utilizzare per il paziente che hai di fronte, è molto più facile andare a pensare o di utilizzare una tecnica già formalizzata che conosci e che rientra in quella logica, che può rientrare in quella logica, oppure creare un intervento ad hoc meno formalizzato ma adatto alla situazione specifica, alla persona specifica che ti trovi davanti. È una differenza sottile, però io penso che possa essere utile per allenare le tue skill da terapeuta. In più, se vuoi saperne un pochino di più sulle 9 logiche di terapia breve, vai sul mio sito flaviocannistra.it e vedi un pochino le varie informazioni che sto dando. Sto anche preparando un corso che magari aiuterà te e altri colleghi a creare una maggiore consapevolezza.